Tendiamo a presumere che viviamo in un unico universo, dovuto a quanto poco noi umani sappiamo di ciò che esiste al di là della nostra galassia e a quanto poco abbiamo ancora appreso sulla fisica quantistica per ragionare sul fatto che probabilmente viviamo in un multiverso di realtà parallele. Ciao e benvenuto. In questa meditazione faremo un viaggio potenziante e illuminante in alcune di queste realtà parallele usando il potere del salto quantico. Ma prima, come di consueto, ti chiedo di lasciare il tuo like e di iscriverti al canale per aiutarci a raggiungere il traguardo dei 1000 iscritti e per continuare in nostra compagnia. Esploreremo come potremmo trovarci in strati alternati di realtà, non per evitare questa, ma per tentare di imparare ad evolvere. Entrerai in contatto con versioni alternative di te stesso, ottenendo saggezza e comprensione nelle cose che hai imparato o raggiunto altrove. Prima di arrivarci, prendiamoci un po' di tempo per sistemarci in un posto dove potrai sentirti al sicuro mentre viaggiamo nel multiverso della mente. Nella tua camera, nel tuo letto, e assicurati un riposo confortevole. Con le comodità supportate da eventuali coperte o cuscini che hai a disposizione, e dimenando le dita dei piedi, allungando le braccia e le gambe, lasciati avvolgere nella quiete della superficie sotto di te. Prenditi un momento per scansionare delicatamente il tuo corpo, dalla testa ai piedi. Rilassa e distendi tutte le aree di contrazione, come le tue sopracciglia, la fronte, le guance. Scendi alle spalle, le braccia, le mani e poi la pancia, continuando fino in fondo. Le gambe, le caviglie, fino alle dita dei piedi, fino a quando non sei fisicamente rilassato. Esprimi un sentimento di gratitudine per l'ambiente che tiene il tuo corpo al sicuro, per il materasso, il cuscino, le coperte, il tetto sopra la tua testa, le pareti che ti circondano e l'aria che continuamente ti riempirà lungo il viaggio nelle realtà parallele. E potrai sempre tornare a questi semplici punti di connessione se ne avrai bisogno in qualsiasi momento. Fai 5 lunghi respiri profondi. Inspira e sentiti pieno di energia cosmica. Espira e lascia andare qualsiasi giudizio, supposizione o convinzione limitante che potrebbe trattenerti nel fare questo viaggio. Per avere una vera esperienza quantica non devi credere all'esistenza di realtà parallele, devi semplicemente essere aperto al fatto che c'è così tanto che non sappiamo, così tanto che non possiamo vedere. Ora normalizza la tua respirazione e senti l'energia che fa spazio a ciò che prima era inconcepibile e che ora ti sarà rivelata. Continua a respirare in modo naturale, senza sforzo, sintonizzandoti in quel luogo tranquillo dentro di te. Ti invito ad immaginarti mentre riposi proprio dove stai ora, guardando attraverso il tuo occhio interiore, l'immagine del letto o della superficie che ti sostiene, le pareti intorno a te e il tetto, qualsiasi altra caratteristica della tua stanza. Guarda il tuo corpo che riposa proprio dove è ora.
In questo preciso momento, se la tua mente è pronta per il salto, osserva te stesso, con la tua coscienza che sale da dove riposi, fluttuando lentamente su e attraverso il tetto sopra la tua testa. E ricordati che il tuo corpo sarà sempre radicato proprio qui dove riposa e che puoi sempre sentirlo nel respiro se avrai bisogno di riconnetterti a lui. Per ora lascia che la tua consapevolezza fluttui su e nel cielo notturno. Il mondo è tranquillo e calmo. Riposa sotto la luce del sistema solare. Viaggia sempre più in alto, passando attraverso strati di nuvole sottili. I confini esterni dell'atmosfera terrestre. E mentre sali, devi sentirti tranquillo e ricordandoti di respirare mentre apri la tua mente a nuove possibilità. Il cielo notturno è pieno di stelle. Centinaia di costellazioni si irradiano su di te, ricordandoti del fatto che c'è così tanto che non sappiamo ancora su questo universo o sul multiverso. Quindi apri il tuo cuore con curiosità e umiltà, essendo grato per l'opportunità di esplorare qualcosa di nuovo. Attraversi gli angoli più remoti dell'atmosfera della nostra Terra e poi all'estremità del nostro sistema solare. Il tempo e lo spazio iniziano a cambiare rapidamente. Presto sei nella portata di galassie lontane. La Terra e gli altri pianeti del nostro sistema solare sono scomparsi. All'improvviso ti ritrovi in piedi su un molo pavimentato di marmo, senza tempo, che sembra allungarsi per chilometri in tutte le direzioni intorno a te. Le galassie ardono luminose come nei libri illustrati. Turbinii di profondo magenta e stelle d'argento sentono il cielo scuro intorno a te. E in questo nuovo spazio mistico ti rendi conto che sei arrivato non solo in un posto qualsiasi nel multiverso, ma hai raggiunto un portale che ti aiuterà ad entrare in altre realtà. È formato di luce bianca brillante e si sono formate intorno a te alcune porte luccicanti. Ognuno conduce in un altro campo dell'esistenza e dentro ognuno un'altra versione di te stesso. E stasera avrai la possibilità di esplorare tre diverse realtà alternative. Quindi immagina di attraversare il portale e di arrivare alla prima porta di tua scelta. E prima di varcare la soglia o saltare, considera quella versione alternativa di te stesso che vorresti incontrare. Non ci sono limiti a chi potresti essere, quindi lascia che la tua mente si espanda e sogna in grande quanto vuoi. Considera solo quali qualità, doni o abilità potresti aver sviluppato altrove nel multiverso. Potresti trovarti in un tempo e in uno spazio diversi, e quando sei pronto a passare attraverso quella prima porta, in un'altra realtà dove troverai questa versione alternativa di te stesso, dovrai notare dove sei, se è un posto che conosci o se non sai cosa o chi riempie lo spazio intorno a te. E quando avrai individuato la versione di te stesso che vive in questa realtà, nota cosa sta facendo da lontano.
osservando i suoi doni e talenti, fascino e personalità. E quando sei pronto, ti invito a farti strada verso di lui. Presentati e cerca di trascorrere del tempo di qualità con questa versione alternativa di te stesso. Fai domande su ciò che ama, ciò che fa. Ascoltalo con il cuore aperto. Qualsiasi saggezza interiore o messaggi che ha da condividere. Prenditi solo qualche altro momento per conversare con questa versione alternativa di te stesso, ringraziandolo per aver condiviso ciò che sa con te, e poi lascia che continui a lavorare o giocare mentre torni indietro. Attraversa la porta al centro del portale e quando arrivi di nuovo sul pavimento di marmo, prenditi un momento per respirare. Assorbire tutti i messaggi che ti sono stati consegnati. Ora considera un'altra versione di te stesso che potrebbe vivere in qualche realtà alternativa. Cerca di non basarti sulle immagini precedenti e pensa dove saresti in un'altra realtà. Come trascorrerebbe le sue giornate? Quali qualità vorresti che avesse? E quando sei pronto, ti invito a fare un salto quantico attraverso un'altra di quelle porte luccicanti. Fatti strada lentamente verso di lui, in un altro spazio-tempo. E lui ti accoglie a braccia aperte. Prenditi un momento per sederti insieme a lui e chiedigli tutto ciò che vorresti sapere. Chiedi a cosa tiene e cosa lo ha portato così lontano. Scopri se c'è qualche saggezza che vorresti ti trasmettesse. Questa versione di te ti mostra un segno o il simbolo di qualcosa che risuona profondamente in te. Sii aperto a qualunque cosa desideri trasmetterti sulla conoscenza del suo messaggio. Prenditi solo qualche altro momento per finire la tua conversazione, ringraziando questo te alternativo, e torna lentamente indietro. Attraversa la porta, trovando il tuo posto sul pavimento di marmo cosmico ancora una volta. Fai un lungo respiro profondo per elaborare la realtà parallela da cui sei appena tornato. Espandi la tua visione ancora più ampiamente. Prenditi il tuo tempo per considerare una versione autentica di te stesso, ispirata e potenziata, che si sente oltre la portata. Attraverso il potere del portale, nulla è irraggiungibile. Questa persona può avere tanto successo. Può essere tanto bella quanto sicura di sé, radiosa quanto straordinaria e dotata come vuoi. E quando avrai in vista questa versione di te stesso, fai un passo o salta attraverso l'ultima porta per connetterti con lui. Individuatolo, osserva dove si trova.
cosa sta facendo, con chi è e quali qualità possiede. Quando ti vede, sorride e voi due trovate un posto tranquillo dove sedervi insieme. Aprite il vostro cuore e la vostra mente. Scopri esattamente cosa lo ha portato dove si trova, quali parole di saggezza vuole trasmetterti. Trascorri solo qualche altro momento con te stesso, permettendo all'energia di questa realtà parallela di radicarsi dentro di te. Ringrazia questo te stesso alternativo e torna lentamente al portale. Fai alcuni lunghi respiri. Inspira tutta la saggezza e l'energia che hai condiviso con te stesso. E ora cerca di stabilire una o alcune intenzioni chiare che ti guideranno nei giorni che vengono. Stabilisci le tue intenzioni che ti aiuteranno a sperimentare o a raggiungere qualsiasi cosa ti abbia ispirato nel viaggio. Quali siano le tue intenzioni sono chiare. Ripetile silenziosamente al multiverso. Fai conoscere queste intenzioni. Questo portale è a tua disposizione in ogni momento e potresti tornare un'altra volta per esplorare altre versioni di te stesso. Ma ora devi tornare alla realtà da cui sei venuto, al riposo nel tuo corpo. La tua coscienza sta fluttuando attraverso le galassie lontane. Entra nel sistema solare, nell'atmosfera della Terra e poi lentamente si adagia sul letto dove il tuo corpo riposa comodamente. Senti questo flusso costante d'aria verso l'interno e verso l'esterno della tua respirazione. Inizia a muovere delicatamente le dita delle mani e dei piedi, riconnettendoti con quel tuo corpo miracoloso. Prenditi un momento per sentire la pienezza del tuo corpo, respirando profondamente. Mentre potresti voler sussurrare una parola di gratitudine. Ma chi sei veramente in questo momento, tra le cose stimolanti che potresti aver visto in realtà parallele per non essere tu esattamente come sei adesso? Basta usare questa visione, non per confrontarti semplicemente, ma come un segno che hai un potenziale infinito dentro di te, perché non sono venute da fuori di te. Ma sono venute da dentro. Se puoi sognarle, ora puoi realizzarle. E non c'è niente su cui devi lavorare stanotte. Il modo migliore con cui puoi sostenerti ora è riposare. Quindi lascia che il tuo respiro ti culli dolcemente nel sonno. E al mattino torna alle tue intenzioni mentre ti alzi per incontrare il giorno senza limiti. Buonanotte, amico mio. Buonanotte.